Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il Titanic, la nave, la leggenda. Allora in questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 55 dove andremo ad assemblare tutte le parti interne del terzo fumaiolo. Quindi eccolo qui, l'interno del fumaiolo, il supporto, il terzo generatore di fumo, la molla, la griglia, il serbatoio dell'acqua e il filtro. Ok, siete pronti per questo nuovo tutorial? Allora iniziamo, vai, Titanic! E prima di iniziare con l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino del Titanic e al nostro video e poi cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutta la costruzione di questo fantastico modellino. Qui in alto a destra trovate il link alla playlist del Titanic per vedere tutti i video precedenti. Allora, molto importante, andate a vedere anche l'ultimo video che abbiamo pubblicato del plastico ferroviario dell'Oriente Express. Stiamo assemblando la torre dell'acqua della stazione di Iselle e nell'ultimo tutorial abbiamo montato altre pareti murarie, quindi comincia già a vedersi la torre, un edificio molto carino, e poi abbiamo ricevuto anche 5 piccole balle di fieno che utilizzeremo per decorare il nostro plastico ferroviario. Detto questo, andatelo a vedere, iniziamo l'unboxing e anche oggi è giorno buono per fare modellismo. Procediamo. Ed eccolo qui il ponte lance del Titanic dopo l'ultima fase di assemblaggio. Guardate quanto è cambiato, veramente spettacolare, grazie all'arrivo del terzo fumaiolo. Comincia veramente ad essere ricco di dettagli. Allora, eccolo qui il terzo fumaiolo che abbiamo assemblato nell'ultimo video tutorial. E a proposito di questo, volevo ringraziare Nick, il quale mi ha fatto notare che avevo montato al contrario questa piattaforma. Praticamente l'avevo montata di 180 gradi al contrario. Non so neanche io come ho fatto a distaccare la scala e la conduttura anteriore, perché come sapete sono state incollate, però ci sono riuscito senza danneggiare nulla. Quindi mi raccomando, chi avesse seguito il tutorial, di correggere il mio errore, che sinceramente non me ne ero veramente accorto. Quindi ragazzi, mi raccomando, controllate sempre attentamente le illustrazioni del fascicolo e tutte le istruzioni per non commettere errori banali come quello che ho commesso io. Quindi grazie ancora a Nick che me lo ha fatto notare, perché io proprio non ci avevo fatto caso. Grazie ancora. E questo invece è l'effetto del terzo fumaiolo illuminato, guardate quanta luce. Allora, io presumo che nelle prossime fasi di assemblaggio ci faranno inserire le schermature argentate all'interno delle pareti, proprio per eliminare questo effetto bachur, cosa che abbiamo già fatto con le pareti interne della sovrastruttura. Così ragazzi, mi sembra una lampadina di Ikea, quindi diciamo che la schermatura è indispensabile all'interno di queste pareti. Ok, dai, dopo questa panoramica andiamo a completare le parti interne del terzo fumaiolo. Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 55 del Titanic, opera distribuita dalla Schett per collezionisti e per modellisti. Andiamo a vedere subito i componenti del prossimo fascicolo. Ecco qui ragazzi, la base del quarto fumaiolo con relativa scheda LED e poi i primi dettagli: aereatore A, motore aereatore C, aereatore B e C. Ragazzi, dopo il quarto fumaiolo dovremmo ricominciare a lavorare sullo scafo, non vedo l'ora. Allora, si continua con il fascicolo, giganti dei mari, tutto da leggere. L'articolo più interessante sicuramente è questo dedicato al ritrovamento del Titanic e quindi tutte le immagini subacquee che sono state diciamo riprese tramite questi rover subacquei. Guardate qui queste immagini che ormai hanno fatto il giro del mondo, le conosciamo benissimo.
Guardate che bello il nostro Titanic, ecco l'ancora adagiata sul fondo. Allora, ecco qui le fasi di assemblaggio, quindi nulla di nuovo, il terzo generatore di fumo, quindi andremo a montare tutte queste parti interne al terzo fumaiolo. Ecco qui la molla, il filtro, il serbatoio, il generatore di fumo, dopodiché l'andremo ufficialmente a completare, questo è tutto il gruppo interno. Ok, detto questo andiamo ad assemblarlo, vai! E come abbiamo già fatto con gli altri filtri, recuperiamo la molla che abbiamo ricevuto e tramite la parte diciamo più sporgente l'andiamo a fissare su uno dei due lati del filtro, quindi la posizioniamo al centro, dopodiché andiamo a premere e la spingiamo fino in fondo. Ecco fatto, la nostra molla è pronta. A questo punto recuperiamo il serbatoio e andiamo a inserire il filtro all'interno diciamo dal verso, dal lato della molla, ed ecco qua, facciamo un test, quindi questa è la corretta posizione del filtro e il funzionamento della molla. Recuperiamo ora il supporto del generatore di fumo e andiamo a individuare la fessura qui al lato da dove passeranno i due cavi elettrici. Fatto questo, prendiamo il generatore di fumo, attenzione perché va rivolto con la saldatura dei due cavi verso l'alto in questo modo. Quindi ragazzi, non al contrario, ok? Va inserito così. Quindi lo posizioniamo e appunto facciamo uscire i due cavi da questo lato. A questo punto recuperiamo diciamo la parte interna del fumaiolo, quindi l'altro supporto, lo andiamo ad unire con la parte del generatore e a questo punto da questo lato andiamo a fissare il tutto con due viti EP. E così è come si presenta il gruppo del generatore di fumo al termine di questa fase di assemblaggio. Quindi recuperiamo ora il serbatoio con il filtro e andiamo a posizionare il generatore praticamente in questo modo. Adesso abbiamo che il filtro tocca praticamente sul generatore, quindi quando il serbatoio sarà pieno di acqua il filtro praticamente andrà ad alimentare il nostro generatore di fumo, portando appunto l'acqua a contatto dello stesso, e questo è il nostro serbatoio. Allora adesso disponiamo i cavi lungo il serbatoio e con l'elastico che abbiamo ricevuto andiamo a fissare il cavo. E così è come si presenta il serbatoio del terzo fumaiolo al termine di questa fase di assemblaggio. Quindi ragazzi, per poterlo utilizzare dovremmo aspettare il resto dei componenti. Ma vi immaginate il Titanic con tutti e quattro i fumaioli in funzione? Sarà veramente uno spettacolo. Recuperiamo quindi il modellino del Titanic e come ultima cosa andiamo a posizionare la griglia che abbiamo ricevuto per il terzo fumaiolo, quindi per interferenza l'andiamo a posizionare in questo modo. Ed eccoli qui i nostri tre fumaioli completi delle relative griglie. Allora, qui abbiamo i tre serbatoi pronti e dal prossimo video tutorial inizieremo a lavorare sulla parte del quarto fumaiolo, che probabilmente, molto sicuramente, sarà posizionato in questa zona. Allora, bene amici, il video finisce qui, mi raccomando lasciate un super like al modellino del Titanic e al nostro video e soprattutto cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Allora vi lascio con questa panoramica del Titanic e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!